disponibile a farlo, però diciamo, con cose comprensibili, tutte le altre partite sono partite diciamo, futuribili che costano quello che costano, quel rischio che poi diciamo, non possiamo occuparci di come risolvere la fogna che sta assurda. Non so se c'è una replica, sono tre repliche, però poi un'altra cosa, vi pregherei di essere brevi perché non voglio togliere spazio, non solo ai saluti di Giuseppe, perché non sono dei saluti, sono delle conclusioni, abbiamo stilato, sì, stavo dicendo soltanto questo, quindi se potete essere più sintetici possibili. Sì, ok. Sono contento che anche dall'intervento di Antonio Nicoletti, colpe fino ad oggi da parte mia non ce ne sono, perché ha accettato il 2006, ha accettato il 2005. Ma l'intento se mi posso inserire, faccio il discorso meglio quello di non dare né colpe, no, facciamo sempre gli stessi errori. Sto dicendo un'altra cosa, mi hai detto della cosa via, non ho capito quel passaggio, di avviare la procedura via, non ho capito. Vedi, c'è la legge regionale sulle aree protette regionali che prevede l'istituzione di parchi urbani. E quindi devi avviare che cosa? La procedura. La conosci? È scritta. Allora ce la studiamo insieme, così vediamo se è attuabile a San Giovanni in Fiore e se è attuabile con il territorio che abbiamo noi. Se poi dobbiamo fare, mettere il vincolo, non farci niente, non farci un percorso, non farci niente, che i nostri espropri che vogliamo fare sono per utilizzare le sponde e passare da una parte all'altra, perché il fiume in dei punti è molto accidentato, che non si deve guardare, e non mi piace fare una cosa lì, un monumento fermo. Posso un attimo rispondere? Volevo solo dire una cosa, tanto di cappello al botanico, tanto di cappello all'ecologista, però noi nel Parco Fluviale abbiamo parlato di ristrutturazione di alcuni elementi storici importanti, tipo il Ponte della Cona, tipo l'antico Filanda, allora là interviene l'ingegnere e l'architetto. No, anche io ero su questo tono, insomma, un piccolo appunto. Voglio dire, se l'ecologo o il naturalista deve intervenire su un'area, a indicare su un'area, io voglio vedere se il proprietario ci fa entrare prima, perché l'esproprio serve a questo e poi l'utilizzo, l'assessore mi ha anticipato, io penso che il parco fluviale del Neto a San Giovanni in Fiore fino a se stesso può essere una cosa di estremo interesse, però alla cittadinanza a quel punto potrebbe interessare fino a un certo punto. A me interessa che il parco fluviale, come architetto lo dico, il parco fluviale diventi un posto dove la cittadinanza vive il fiume. Se poi devo risanare il terreno vincolandoglielo al proprietario che ce l'ha lungo il fiume, vabbè, posso anche farlo e salvaguardare le specie autoctone e quant'altro, però non vorrei fare un quadro da appenderò al muro da guardare. A che chilometro da qui avete un parco, che è il parco della Sina, le regole sono uguali, solo quelle nazionali, questo sarebbe regionale, quindi lì non c'è stato nessun esproprio, sono arrivati i comunisti con la natura. Sì, ma non hanno fatto nulla, non c'era bisogno di percorsi. Per me funziona, non deve funzionare meglio. No, funziona, certo. Posso fare una sintesi di... Facciamo concludere la... No, voglio fare una sola sintesi su questo punto, poi durerà 30 secondi. Ho il brutto vizio di essere un agivista o un diplomatico, però da questo punto facciamo una sintesi, portiamo a braccetto architetti, ingegneri, botanici e cerchiamo di fare un qualcosa insieme. No? Ok, quindi purtroppo è un vizio questo di essere un diplomatico, un agivista. No, scherzi a parte, perché comunque mi piace l'andamento della cosa perché insomma... un po' di pepe ci vuole, ma quello che voglio sottolineare è che non c'è nessun intento né diffamatorio né di faziosità, no, è per sottolineare, perché qualche maligno potrebbe pensare male, ma è meglio per me sottolineare, diciamo, pure le telecamere, quindi l'intento non era quello. E io adesso passo la parola a Giuseppe Beltri per le conclusioni, in cui insomma verrà illustrato una serie di proposte che abbiamo preparato e che in questi giorni poi porteremo l'attenzione dell'amministrazione comunale, se no diventerebbe un convegno in cui ci sono delle poesie e belle parole, tutti quanti. Grazie a tutti per la presenza, io sarò brevissimo anche perché penso che si è detto molto e si è detto tutto, quindi da aggiungere ci sarà poco, più che altro specificare alcune cose.
innanzitutto devo specificare il perché non c'è il logo di Legambiente sul MyInvest, perché diciamo mi è venuta a me in mente l'idea di utilizzare di fare una doppia campagna oggi, perché è come se oggi stamattina avessimo fatto Puliamo il mondo e in questo dibattito stessimo facendo Salva l'arte, che è un'altra campagna di Legambiente. Perché Salva l'arte? Perché abbiamo davanti a noi un monumento, che io lo considero un monumento come il Ponte della Cone, purtroppo viene deturpato. Sfortunatamente in Italia non siamo gli unici in questa situazione. Chi ha potuto vedere oggi pomeriggio Ambiente Italia, la trasmissione di Rai 3 che c'è in onda ogni sabato durante l'anno, durante il periodo di Puliamo il mondo, fanno degli speciali, uno è andato in onda ieri, uno oggi e uno ci sarà domani mattina con un nostro intervento fatto nel Parco della Sila, insieme al Parco della Sila, fatto all'Orita insieme al direttore del Parco della Sila, Lavati. Ci sono purtroppo altre situazioni come questo del Ponte della Cona, ne abbiamo visto oggi pomeriggio a Ferrara, in Campania c'è un'altra certosa, diciamo, abbandonata, che è stata ripresa come mondezzaio, quindi fatto oggetto di discarica. Quindi oggi pomeriggio il dibattito si doveva concentrare, e fortunatamente si è concentrato su arte e monumenti abbandonati. Non si è detto una cosa, che la regione ha comunque una priorità su questo, nel senso che la stragrande maggioranza dei cittadini pensano che sia lo Stato che debba tutelare i monumenti, quindi si fa richiesta diretta allo Stato per avere finanziamenti e fondi, quando invece non si sa che sono le regioni che hanno la priorità su questo. Poi purtroppo viene a scoprire che la regione, anziché destinare fondi su questo settore, li gira e li destina ai finanziamenti all'attività sportiva. Sono particolarità che però succedono. Del Ponte della Cona si è detto, io un ringraziamento lo voglio fare al qui presente il professore Giovanni Greco, che grazie agli studi che ha fatto ha fornito delle notizie utili non solo a me ma anche all'architetto Lo Petrone sulla storia dei ponti di San Giovanni, perché San Giovanni, prima di avere un ponte come quello della Cona, aveva tendenzialmente, si usavano ponti in legno, quindi molto fragili, che duravano poco. Il Ponte della Cona probabilmente è stato la prima vera infrastruttura seria a San Giovanni, fatta alla fine del 1700, ed era la porta di accesso verso la marina, come ha detto appunto l'architetto Lo Petrone, quindi anche perché San Giovanni guarda con più attenzione verso la marina che non verso Cosenza, legata naturalmente storicamente alla cattura dei fratelli Bandiera, che una volta catturati alla Stragola passarono dal ponte per essere poi rinchiusi nel Palazzo Lopez. Oggi stamattina abbiamo fatto pulizia. Che cosa abbiamo trovato lì? Abbiamo trovato un ponte che grida aiuto. È un ponte malandato. Più che altro io la considero l'espressione della realtà generale dell'area del ponte, quindi non solo il ponte fino a se stesso come infrastruttura, ma tutta l'area, perché poi sono usciti fuori dei punti fondamentali che inizialmente erano stati sottovalutati, come gli scarichi e allacci fognari. Quindi ci sono una serie di cose abusive in tutta quell'area che bisogna fare in modo di eliminare al più presto. Noi siamo andati lì in più occasioni, l'ultima nel 2006, io purtroppo non ho portato le foto. Siamo andati in quella filanda della fotografia dell'ingegnere, lì ci sono ancora i macchinari in ferro, oltre che le condotte scavate nel granito in maniera naturale. Lì abbiamo fatto Fiume in forma nel 2006, che è una manifestazione diversa, perché siamo andati lì ad analizzare le acque del fiume Nedo. Tristissimo poi leggere i dati di tutta l'asta fluviale del Neto, dall'alta valle del Neto fino alla foce.
dove dall'Alta Valle fino all'Olivaro hai una qualità delle acque altissima, dall'Olivaro fino alle Junture è una qualità che sfiora quasi il pessimo, non è proprio gravissimo all'Erta 10, ma ci siamo quasi. Poi magicamente, soprattutto grazie all'apporto idrico dell'Arvo, che è un fiume che sta nettamente meglio del Neto, e poi ha anche una portata maggiore, il fiume si ossigena di colpo e ritorna ad essere di nuovo quasi totalmente pulito. Questi sono segni di come è critica la situazione proprio urbana del tratto fluviale del Neto. Il ponte ha perso la sua identità, c'è chi non è d'accordo con noi, ma a noi è venuta in mente questa cosa, perché una volta che viene di meno la sua utilità, cioè collegare, fare da tramite, mezzo di collegamento, viene utilizzato come discarica, necessariamente un'infrastruttura perde di identità, è inevitabile. E quindi l'idea nostra oggi era proprio questa, cioè far emergere, far uscire fuori i problemi che ci stanno intorno al ponte, non solo al ponte, intorno al ponte. Quindi noi abbiamo considerato tutto. Gli scarichi fognari, gli abusi edilizi, gli abusi di terreno, tutto ciò che ci sta intorno. Cosa aggiungere più? Sul parco fluviale l'idea nostra è leggermente diversa. È un'idea che comunque nasce negli anni, fine anni 90, poi fare, come ha spiegato Antonio, era un parco lì, l'idea era di fare un parco regionale del Neto più che un parco urbano del Neto. Magari si potrebbe riprendere e trovare, anche cominciando con i lavori che si possono fare inizialmente, quindi dare accessibilità ai luoghi, a sfruttare la parte che oggi abbiamo pulito per iniziare a fare un primo tratto di parco fluviale sarebbe già importante, e per poi magari utilizzarlo come progetto pilota per un ipotetico parco fluviale regionale. Naturalmente, se, come ha evidenziato qualcun altro, si fa un parco lì, perché vengono evidenziate delle caratteristiche che sono soprattutto caratteristiche di biodiversità, quindi come diceva Massimo, la trota macrostigma, che è la nostra trota, che oramai è scomparsa perché l'emissione di trota fario è una razza nettamente superiore, la portata ai minimi termini. Naturalmente non si può conciliare un parco naturalistico con un parco avventura, quindi io il rafting proprio lo eliminerei dall'ipotesi di parco fluviale. O si fa un parco naturalistico o si fa un parco giochi, sono due cose nettamente diverse. La nostra idea di parco comunque era, di parco fluviale, era comunque quella di riprendere quello che è stato detto, i terrazzamenti. Ci sono i muri a secco che hanno più di un secolo e mezzo di vita e sono ancora lì, fortunatamente. C'è da ripristinare le condutture idriche, gli acquedotti, magari inserire le piante autoctone come possono essere le noci, che una volta andando verso le Junture c'era pieno di noci, riprendere, che ne so, fare un percorso benessere, anziché vedere tutte quelle persone che nei pomeriggi fanno le lunghe passeggiate sulla strada che porta da San Giovanni, sull'asfalto, respirando smog, sulla strada che da San Giovanni porta a Savelli, magari farli scendere nel parco e fargli fare una passeggiata molto più salutare di quella che fanno quotidianamente. Questa più o meno è la nostra idea di parco. Ma io concluderei subito, anche perché sennò sarei ripetitivo sulle cose, avevo scritto tantissime cose, ma sono stati affrontati praticamente tutti i temi. Sì, ah, no, no.
in pratica noi, naturalmente oggi era anche una giornata non solo per presentare i progetti, ma anche per far emergere, come ho detto prima, le emergenze che ci sono sul ponte, in tutta l'area del ponte. Come associazioni abbiamo in mente comunque di protocollare un documento da proporre all'amministrazione su sei punti. In pratica sono sei punti in cui noi chiediamo, sono richieste che fanno le amministrazioni che hanno organizzato la giornata di oggi, delle proposte da fare che avanzeremo all'amministrazione penso oramai settimana prossima. Quindi li vado a leggere velocemente, sono quindi rimuovere le illegalità, che è quello che abbiamo discusso oggi, quindi tutti i tipi di abusi, messa in sicurezza e recupero del ponte, quindi i primi interventi da fare è la chiusura del traffico, ma anche forzatamente. A San Giovanni in Fiore c'è un esempio di chiusura forzata di un tratto di strada, praticamente dove c'è l'arco hanno dovuto mettere un bolognino, perché lì una volta era strada, poi hanno fatto i gradini, ma i gradini non servivano perché quelle jeep comunque continuamente attraversavano quella strada, hanno dovuto mettere un bolognino. Il bolognino si usa purtroppo in tutta Italia, non solo qua in Calabria o a San Giovanni. Emergenza sistema fognario con scarichi diretti nel fiume. Stamattina abbiamo parlato con l'assessore Iaquinta, lui ci ha detto che lui si stava adoperando per risolvere questi problemi, che abbiamo detto non sono di facile conto, però già il ripristino del sistema di pompaggio delle autoclavi che ci sono in prossimità del ponte della Cona potrebbe dare una mano a trovare una soluzione immediata, quindi chiusura dei due scarichi fognari e ripristino delle pompe. Rivitalizzazione del quartiere a partire dal parco urbano fluviale come funzione aggregativa sociale, vabbè, su questa penso che ci siamo tutti. In ultimo, recupero dei terrazzamenti, che è quello che ho detto io, a ridosso del fiume, per creare un percorso benessere e orti urbani. Noi scriveremo questo documento con tutte le associazioni, lo firmeremo e lo presenteremo settimana prossima al Comune, sperando comunque di trovare il risposto immediato. Io chiuderei qua. Sì. Ok. Innanzitutto saluto tutti voi signori e i signori che sono presenti. Per quanto riguarda il recupero di questo nostro monumento che abbiamo nella zona, è da tempo che se ne parla, però non c'è mai passata l'idea a nessuno di questo recupero, perché siamo purtroppo noi abituati in questo malcapitato paese, come bisogna, che prima crollano le cose o succedono degli incidenti e poi si interviene, come è successo tante volte in San Giovanni in Fiore, che su un muretto si sono seduti tanti ragazzi, sono caduti giù, sono morti e poi hanno provveduto a mettere la ringhiera. Questa è una gara tedesca più italiana. Maggiormente qui a San Giovanni, io la trovo qui a San Giovanni, e in tante altre parti. Credo che quando si propone una cosa, se non la possono fare immediatamente, poi a lungo tempo, a qualcuno rivale l'idea di dice, ma c'è una lettera scritta qua, perché non la prendiamo? Ci sono state tante amministrazioni. Io dal 1980 che sto parlando per quanto riguarda le acque bianche, no? Il recupero delle acque bianche, hanno fatto. E non hanno fatto altro che lasciarlo sotto, qua sotto, con tutte queste case che abbiamo fatto prima del 1980 e l'hanno liberata così sulla montagna. E se andate a vedere al comune, presso l'ufficio tecnico, ci sono le lettere mie, io sono Zaffino, Antonio Zaffino, non so se è, reclamando continuamente, ogni 2-3 anni, rinfrescando l'idea ai vari amministratori, io non voglio dare colpa a nessuno, né alla sinistra, né a nessuno, nessuno. Però io sono di sinistra, però in certe cose bisogna anche condannare le cose quando non vengono e dire, a
abbiamo avuto sempre l'amministrazione di sinistra, ho cercato di, sempre di intaccare queste cose. Abbiamo avuto il problema delle forze, sempre ripetutamente facendo richieste, non per parlare di queste cose. Hanno fatto la fogna sotto il dottor Nicastro, l'hanno fatta, è crollata, l'hanno fatta su terreni fragili, l'hanno rifatta. Poi ancora forse un'altra volta è stata crollata, e ancora la terza volta, insomma i soldi per questa zona non ci sono stati mai, non ci sono stati mai. O perché la gente non è tanto importante come lo sono. Come lo sta facendo Nicastro, evidentemente aveva la sua influenza. Noi dobbiamo ringraziare, ecco, dobbiamo ringraziare anche Raffaello Federico che si sta muovendo, perché io mi sono stancato proprio di scrivere, andare al comune, a fare reclame, a fare per il recupero di questa zona. Per il recupero di, non è stato fatto quasi mai niente. Questo, l'anno scorso abbiamo cercato di collaborare un po' tutti, anche con, abbiamo recuperato questo po' di cavallo, questo piccolo momento, però è già qualcosa per noi. Come ci ha mandato gli operai? Immaginiamo, ecco, immaginiamo se si recuperasse la zona, tutta la zona della Bona, perché le fogne ci scaricano e le acque piovane fanno franare tutta la montagna. Se non si provvede, secondo me, cioè, se andate a vedere dalla parte di sotto, questa è una montagna franosa, fragilissima, e con le acque, quei temporali che avvengono d'inverno, che ci sono dei fiumi d'acqua in mezzo a questa strada, io alle 2 o 3 di notte devo andare a guardare se mi porta via a casa o meno. Dopo tanti sacrifici uno cerca di sorvegliare aprendo griglie di qua e di là, e insomma, cercando di... Io voglio augurarmi che appresso al ponte, che è un'idea ben accorta e con molta soddisfazione, ci sia anche il recupero di questa zona, di tutte, per quanto riguarda le fogne, le acque piovane, le acque bianche, le acque scure, insomma un po' di tutto. Ci sarebbero tante altre cose, però adesso non mi viene. Quello che voglio augurare è che da parte delle future amministrazioni, da una parte o dall'altra, ci sia il buonsenso e la buona volontà di recuperare questo centro storico, che abbiamo un centro storico tra i più grandi e più belli di tutta la Calabria, si può dire. È l'unico che è rimasto senza nessuna pavimentazione, nessuna cosa, niente. In tutti gli altri paesi, a Caccura, c'è Enzia, andiamo a vedere i peggiori, i più piccoli paesi della Calabria, sono stati recuperati, ci sono artisti. La buona volontà, si parla sempre di recupero del centro storico, però di queste cose non se ne è fatta niente. Scusatemi. Volevo dire solo una cosa sulla Cona, il quartiere di Cona è tristemente noto come sia tagliato fuori comunque dagli schemi turistici di San Giovanni. No, non è vero, ma questo, guarda, qui vengono. Ci stiamo facendo venire noi adesso. Sì, anche prima, io sono 20 anni che porto i turisti, anche da prima avete visto. Hai portato turisti di trasparenza, non abbiamo mai visto. Forse se parliamo di comunque di giri guidati, cioè con le guide turistiche. Ma anche San Giovanni se non è guidato, capito? Io pure appena posso quando ho dei gruppi di se c'è la possibilità di porto qua, però il problema del collegamento esiste tra la zona più turistica che è San Giovanni e il quartiere. È qualcosa che va fatta a monte, perché bisogna considerare che chi viene qui ha problemi di cuore, non è abituato a 500 metri, cioè, capito? Magari buttarle lì le cose, le polemiche. A noi con Alfredo lo diciamo da un paio di anni, come studiare un metodo per riuscire anche tramite cartellonistica a portare turisti. Non è che a portare turisti, che i turisti arrivino da soli. Prima bisogna fare venire a San Giovanni, poi sì, non penso che sia questo, cioè se poi si passa da una cosa. Scusate un attimo, perché sennò rischiamo di fare confusione. Cioè, più che polemica,
lo sfogo del signor Zaffino è più che comprensibile, non parlerei di polemica. Io sono, come prologo, sono un paio di anni che, oltre a fare qualcosa sul centro storico, stiamo cercando di fare qualcosa qui nel Tribune, che consideriamo anche questo il centro storico. Solo che ci sono, come dire, è una parola brutta da dire, no? Però fino a poco tempo fa, quando ero più piccolino io, c'è una cosa bruttissima che sto dicendo, ma è la verità, era una delle cose che sentivo dire più spesso. Qui al Tribune mi hanno considerato quasi come abitanti di Serie B. Ditemi se dico una fesseria o se sto dicendo delle eresie. Sbagliato, CB, insomma. Adesso avete, insomma, l'evidentissimo Alfredo, no? A parte gli scherzi. Vi ringraziamo per essere rimasti. Adesso speriamo. Vabbè. No, solo volevo combattere al grande Alfredo, perché non sono abituato a fare pubblicità. Però. Sì, però qua al Timone qualcuno c'era già stato. E questi qua di fronte, anzi dietro alle spalle, è la fatto qualcuno che cioè, lo conosco. Lo conosco pure io, ma è ritornato qui a fargli. Questi li ha arrivati qualcuno, non lo so pure io, li ha ripristinati. No, già da parecchio. No, ma ci veniamo come amministratori, ci siete venuti adesso. Questi qui sono stati fatti da tuo padre nel 79 con i suoi soldi. Con la richiesta mia. Non li ha fatti mica il comune, questi qua li ha fatti il professore Pasquale Piano, nonché tuo padre, con i suoi soldi, non gli ha dato soldi nessuno, ha preso le. Quindi c'è il campanello. Ha preso le. Quindi ci ha messo pure del suo e anche le ha ripristinate adesso da solo e lo ringraziamo. Però amministratori qui sono venuti soltanto quando c'era da recuperare i voti. Poi chiudiamo qui che non è questa, non è la politica, lasciamo. No, si snatura il senso della cosa. Comunque, per fare una sintesi, vabbè, oltre a ringraziarvi per essere rimasti e per essere intervenuti. Speriamo di aver fatto cosa gradita nell'aver sollevato questo problema, però vogliamo sottolineare, come qualcuno diceva, come diceva Giannetto prima, non c'è bisogno di fare convegni, di fare foto, denunce, cioè l'indignazione, il senso civico, le buone educazioni dovrebbe essere la regola, insomma, quindi non. Quello che è certo è che noi, come presidenti di associazioni, quindi come rappresentanti di associazioni, ma prima di tutto come cittadini, saremo sicuramente vigili. A me personalmente penso di interpretare il pensiero comune, passatemi il termine, non me ne frega niente della sinistra, centro, sopra, sotto, perché San Giovanni ci devo abitare io, e dato che vorrei abitare in un paese, oltre che bello, in un paese civile, un paese educato, quindi il nostro intento, il nostro obiettivo sarà semplicemente questo. Quindi questo lo diciamo adesso, l'abbiamo detto, insomma, lo diciamo anche per le cose future. In ogni cosa che facciamo non c'era mai strumentalizzazione. È ovvio che in questo caso c'è un'amministrazione di centrodestra e i problemi li poniamo al centrodestra. Potremmo richiamare, insomma, precedente amministrazione, ma non ci interessa. Ma se guardiamo al passato, insomma, è meglio guardare al passato facendoci una bella lettura sui libri di storia e ricordando vecchi tempi gloriosi, insomma, però per il concreto, insomma, cerchiamo di proiettarci un pochettino al futuro. Perché oltre a essere un paese della Calabria, in teoria, perché in pratica ancora io lo vedo poco, siamo un paese europeo, quindi cominciamo a ragionare con una mentalità anche un pochettino più aperta e non cercare di fare scaramucce varie. Quindi grazie a tutti quanti per essere intervenuti, ringrazio l'assessore, quindi di riflesso l'amministrazione comunale che stamattina ci ha dato un supporto anche materiale. Ringraziamo l'ingegnere Lopez per essere rimasto e per la competenza con la quale ha illustrato questa proposta di parco fluviale. Noi ovviamente ci auguriamo che venga attuata. L'architetto Lopetrone, il presidente di Legambiente, il presidente di Gunesh, al quale io mi prostrerei, però non ve lo chiedo, insomma. Perché... No, a parte gli scherzi. Smettono le sedie, fra poco da riportare. Lo so, sono la mia croce. Sono rosse però queste sedie, da un fascista come te. Troppo sono rosse. Quindi non è vero che sei un fascista, insomma, come non è vero che qualcuno è comunista, insomma, siamo tutti topi. Grazie.